Com'è che è? Non si vuole più capo. Chiederà più. Terza giornata di fila qui alla chiusa. Appena diluviato, ma è venuta giù un'acqua che stavano caricando tutte le moto. Noi siamo arrivati col sole, ma la pista è bagnata. Vabbè, mezz'ora sarà asciutta. E come avete potuto vedere, oggi c'è una quantità di gente poco raccomandabile che è venuta a girare insieme a noi. Molto poco raccomandabile. Molto. Quanto poco? Pochissimo. Mia mamma ha detto che non posso giocare con te, Albi. Ma tu fai i video sempre mentre faccio qualcosa? Come funziona? Di shampoo e balsamo. Tanto lo senti bene da dietro. Anche con la benzina poi. Guardate con che moto gireremo oggi. Cioè me la faranno provare e me la faranno tuonare, vero? Sarai bravo. Che bello. Cos'è questa? Un prototipo. Ma si può riprendere? Non è segreta? No. Oggi è la giornata delle persone poco serie. Oggi è così, oggi. Ragazzi, oggi sono i professionisti e stiamo parlando di Daniel Merlante. Allora. Alzo le mani. Stiamo discutendo perché ci manca la 28 per cambiare il pignone. E nessuno e nell'eventualità non giriamo. Hai paura di prenderti la paga? Ho portato il costume e vado al mare. Non ce la può fare. L'R3 che guida Tibi, devo dire che... Greg non è la mia moto però. No, esatto, non è sua ma la guida lui oggi. Picchia, fa paura sto mezzo. Porca vacca. C'è anche il motore preparato. Vai, entra così. Ciabatte, infradito, costume e sì che si gira. Ma ginocchia sbucciate. Siamo carichi? Finalmente siete venuti a trovarci al sud. Quanto è bella sta pista? Divertente. Ti spacca in due? Abbastanza. Ottima per allenarsi. Ma che moto è questa? 450 Honda. Ma un motard? Sì, era. Che non sembra un motard. Sì. Ma dici che fa caldo? Pazzesco, una roba allucinante. Poi adesso è venuta anche una, questa pioggerellina qua. E uno dice rinfresca, invece no, inumidisce. Questo è il sudore. Ah! In tutto ciò vi starete chiedendo dov'è Luca Salvadori. Il buon Luca oggi aveva paura delle sfide. No, purtroppo poverino è stato male stanotte e quindi ha dormito un'ora, quindi è rimasto in hotel. Ci mancherai Luca. Saltarelli. Lo sai, l'avevo sentita, lo sapevo che mare mi è passato. Bastardo. È un po' sudata? No, l'acqua. Più sudo più bevo, più sudo. Il sunto della cosa. Troppo caldo. Madonna. Assurdo. Vi siete tatuati? Le verifiche del liceo? Io ogni cagata che avevo pensato l'ho tatuata. Lui mi sta raggiungendo. Cosa c'è scritto lì? Questa qui è una ninna nanna macabra. Come macabra? Sì, dice, presenti tipo ninna nanna no, questo mi chiodo. Sì. Ecco. Però dice tipo, brucio le case, taglio le teste, così. Però sarebbe un remake di una ninna nanna vera. Tutto nella norma. Sì. Come sono? Uso un balsamo straordinario. Mazzoli, dici il suo segreto qual è? Solo alta qualità. Il balsamo Smart Provi. Solo roba di alta qualità. Avrei bisogno un po' di scivolare. Copiamo il setup. Sapevo che mi riprendevi. Mi pettinavo. Dai, volevo fare due giri. No! Dai! Un imbuto un po' più grande c'è. Per tutti quelli che pensano che noi siamo professionisti. Jeremy Burgess, tu, io, Galbusea. Ops. Sapete che a Misano c'è il negozio tutto a un euro che vende gli imbuti? E l'abbiamo preso lì. Tanto grazie a loro che oggi ci fanno foto e video. Ciao ragazzi. Ok raga, guardate la moto, salutatela perché la sta per provare del bianco. No, starò attento, farò 1, 2, massimo 3 giri, tornerò al box, guiderò responsabilmente. Guiderò responsabilmente. Ok, registrato, eh? Sì, no, guarda, garantisco. Tornerà, questa è la forcella, questa è... Cosa? Garantisco anch'io, guarda. Sicuro, sicuro. Bene. Ciao, moto!
come cazzo fa a farla uscire così da qua la moto? 39,5. Va bene, solo che mi sembri molto chiuso, impiccato. Sono originali, non posso cambiarli. Ma non si possono allargare? No, sono bloccati, non si può. Fai schifo. Perché, vecchio? Stai sui coglioni. Perché? Potete portarlo via. Non posso provare un hot lap? Uno. Perché non era hot lap questo? No, beh, no, cioè, lo provo uno solo. Mi sa che l'andiamo a prendere dopo. Cioè, 39,5 e non era hot lap questo? Fatto 39,3 l'ha lanciato. No, è qua, è qua, è qua. Io cosa ho detto che non dovevo dargliela? L'ha lanciato. Oh, non molla. Finta di niente. E tanto c'è la GoPro dietro, quindi ha ripreso tutto. Abbiamo tutto testimoniato. L'hai lanciata, no? Ho rischiato, no, mi si è chiuso, ma perché? Dopo vedrai, sono arrivato all'imitatore, però andavo forte, vecchio, andavo forte. L'imitatore, poi l'imitatore fa wow, 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 e mi si è chiuso lì. Se non lo facevo chiudere, facevo lancio dello spazio. Però tranquillo, mi sono messo sotto e non ho fatto niente. Com'è andata però? 39,3. Fai schifo. Speravo meglio. Fai cagare. Io devo mettere che... Io giustifico Nasca innanzitutto. No. Io sono dalla sua parte a prescindere. Con tutti quelli che dicono sui social che cadi sempre, bla bla bla, io rispondo che è così. Perché se vuoi spingere è così. Oh, quelli che non scivolano e che non fanno sono quelli che non ci provano. Bravo, grazie. Tranquillo, tranquillo. Allora, io mi è capitato di chiacchierare con persone del settore. Sì. Sai quando sei lì che fai delle chiacchiere da bar, no? Solito. E ho chiesto, secondo voi, chi è il pilota più talentuoso in Italia, ok? Tutti mi hanno detto Del Bianco. Sono lusingato. Perché mi hanno detto che quando tu sali su una moto, qualunque moto, che sia dritta, storta, gomme finite, gomme non è, tu in 3 giri già sei al limite. Cioè tu sei salito sopra, tu hai fatto 4 giri. Io mi immaginavo un 40 basso, vicino al tempo di Kevin. Cioè hai fatto 39,3. Sì, però adesso così mi sono un 39,3 hai fatto. Però dai, facendo il nostro meglio con quello che abbiamo. Però devo anche dire che dopo ho cercato qualcosina in più e mi si è chiuso. A me si chiude ogni giro cercando qualcosa in più. Però non lo trovo qualcosa. No, però questa comunque è esperienza. Non ho l'esperienza di un pilota navigato, però comunque. Vabbè, te c'hai qualcosa qua che. Ti ringrazio, se lo pensi. Che... Cioè, adesso sembra che faccia il fenomeno, se hai capito. No, non no, voglio, ragazzi, voglio, cioè, fa paura. Boh, basta. Oggi abbiamo avuto la prova che è arrivato, salito sulla moto. Basta, tutti zitti a casa. Devo far 40. Andiamo! 41,7! Perché nessuno gioisce del mio tempo? Dai, un po' di entusiasmo! Nessuno è felice del mio tempo! Vabbè, io vado a Milano, ciao! Io torno a casa!
adesso proverò la virale. Bomba! E la cosa bella è che l'ha sviluppata quest'uomo. Mi segna anche i tempi lì? Bomba! Che strana, raga! Raga, è stranissima sta moto, ma è troppo divertente. Maledetto! Vai Nico! Una sensazione stranissima. Non ho mai guidato niente del genere. Cioè, è diversa da qualunque roba mi abbia mai guidato. Mi ci devo un attimo prendere le misure. Ti sembra di essere piegato, in realtà non stai piegando. Come sono i troiai piccoli. È bella, bella, mi piace. Mamma mia, già non faceva caldo, già non ho girato abbastanza. In più alla fine ho voluto fare anche un balletto. È uscito un video bellissimo. Se avete TikTok andate a seguirmi, perché ho pubblicato lì il video del balletto e fa spaccare. E inizierò a pubblicare un po' di robe stupide. Comunque felicissimo della giornata, perché ho tirato giù un secondo da ieri e ho girato alla fine a 6 decimi da Sabatucci. Ah, un secondo e 8 da Del Bianco. E ho dato la paga a Luca Salvadori, che oggi non si è presentato, quindi vale il suo tempo di ieri, che è stato 41,5, mentre io ho fatto 41,2. È inutile che mi tiri dentro quando anche non ci sono. Cioè, almeno abbi la decenza di tirarmi dentro quando sono sul posto. Perché quando sono sul posto, comunque, io il mio lo faccio. Aggiungici moto modificata, tutto il resto, più fresco e tutto. Così sono bravi tutti. A bello. Luca. La soddisfazione di aver dato la paga al sir. Nel suo sport, nel suo campo, nel suo settore. Me godo. Detto questo, non si molla, si continuerà a girare. Prossime uscite, credo Pomposa e Jeepers, perché l'ho già detto che ho un campionato da provare a vincere.